tu sei chiamato alla fede, risorgerato nel battesimo, guidaci alla felicità eterna. Noi diamo grazie al Signore nostro Dio.
troviamo questa sera a fare festa per il riacquistato possesso da parte della comunità di Prato della chiesa parrocchiale e a presentare i lavori che il parroco emerito Monsignor Don Danilo, assieme alla commissione parrocchiale per gli affari economici, decisero di mettere in atto a seguito dell'incendio sviluppatosi quella sera dell'agosto del 2007. Tutti forse non ricordano o non erano presenti all'evento. Vi assicuriamo che il fumo nero che usciva dai finestroni faceva proprio paura. Per fortuna l'intervento, prima di alcuni volontari che hanno messo a repentaglio la loro incolumità e dei vizi del fuoco poi, hanno evitato il peggio. La mattina successiva ai parrocchiani volontari che si sono subito dati un grande affare salvare le opere d'arte danneggiate, sia dall'incendio che dall'acqua necessaria per spegnerlo, si presentò una situazione desolante. L'altare della Madonna devastato, l'adiacente stanza di postiglio invasa dall'acqua, i cornicioni della chiesa e il soffitto pieni di nero fumo. Ma non si persero d'animo e si sono rimboccati le maniche. Il parroco riunì immediatamente la commissione perché si trattava di decidere gli interventi urgenti e quelli meno, di esaminare le risorse disponibili, di sentire la possibilità di ottenere aiuti da parte della diocesi o della regione per operazioni di restauro e risanamento di opere d'arte, eccetera. A nome di Don Fabrizio, di Don Giacomo, di Don Gianni, dello stesso Don Danilo, del Consiglio Pastorale Affari Economici e delle Suore, ringraziamo la Regione Friuli Venezia Giulia e la comunità tutta per il finanziamento del progetto di risanamento e di restauro della parrocchiale. Il progettista architetto Ettore Colesel per la sua esperienza e il suo gusto. L'impresa Fratelli Diana, come al seguito l'impresa Geremia Zaghet, per la loro passione e scrupolosità. Con l'impresa madre ringraziamo la ditta Arge, Giorgio Cugliatti e le maestranze varie. Sempre per il progetto in sé, ricordiamo la famiglia di restauratori madri per l'affidabilità e la qualità. Assieme a loro, che hanno costituito la squadra principale, non dimentichiamo di esprimere riconoscenza alla Commissione Diocesana per l'Arte Sacra, all'architetto Maurizio Martinuzzi e a Monsignor Giancarlo Stivali per la loro collaborazione e la consulenza. E ovviamente agli amici delle Belle Arti, come il dottor Casadio e la dottoressa Francescutti. Per la mostra fotografica con materiale di Antonio Tinier, che rimarrà aperta almeno per un mese il sabato e la domenica pomeriggio in oratorio, per la bella serata culturale di ieri sera e per il libretto guida che trovate alla porta laterale della chiesa. Ringraziamo l'indipendente e generosa associazione culturale Gian Maria Concina che ha agito di un tempo con l'arma, l'arma e l'arma. La pubblicazione è bella e ben documentata. Per la pulizia, il trasloco, l'organizzazione dell'evento, l'inaugurazione, la gratitudine va all'oratorio per la sua solerzia e dinamicità, ai numerosi volontari. Interessante sapere che una quindicina di donne una mattina sono state rispedite a casa perché in sovrannumero. Al Consiglio Pastorale Affari Economici, ai cori per l'animazione liturgica, ai sacristi, ai ministranti, alle donne che si occupano della dopo floreale. Diciamo grazie al nostro sindaco e al vescovo Ovidio che ci hanno sostenuti con la loro approvazione. Grazie alle suore e ai sacerdoti presenti e al vicario foraneo che hanno deciso di condividere con noi la celebrazione. Alcuni di loro hanno fatto e fanno parte della storia della comunità. Anche a coloro che è impossibilità di partecipare, sono qui uniti con l'intenzione del cuore. Buona festa a tutti. Grazie.
colgo l'occasione gentilmente concessami da Don Fabrizio per esprimere a nome mio e dell'amministrazione comunale di Sparta le congratulazioni, i complimenti per il risultato che si è avuto con il restauro di questa bella chiesa. Però anch'io quella sera insieme al vescovo, quando purtroppo è successo l'incendio, e adesso effettivamente si può veramente affermare che abbiamo portato allo splendore questa nostra chiesa, un patrimonio importante del nostro territorio e della nostra comunità. Si sono sistemati, restaurati delle opere, e a tutti chiaramente i sacerdoti più presenti che, come diceva Don Fabrizio, hanno amato e amano Sparta, ecco, rinnovare chiaramente le mie più grandi congratulazioni e soddisfazioni da parte dell'amministrazione comunale. Grazie a tutti e buona serata. Alleluia. Allora, buon canto, buon rinfresco, buona festa a tutti. Grazie.